amici di Lola Magazine, bentornati sul nostro canale YouTube. Sono Cristian, sono in compagnia di Ivan e siamo qui allo stand di Wico, dove è appena terminata la conferenza stampa di presentazione dei nuovi modelli. Infatti sto cercando di parlare più vicino al microfono possibile perché c'è un frastuono incredibile. Quello che avete qui davanti, Paparella lo sta inquadrando, è il WIM, il nuovo top di gamma dell'azienda francese. Comincio col darvi qualche caratteristica. Sistema operativo è Android Luga, quindi 7.0, l'ultimissima versione. Ma questo telefono lo devo girare un attimo, anche se Ivan non vuole perché poi perde il fuoco, ma io voglio far vedere la fotocamera, perché come vedete qui abbiamo una doppia fotocamera, una in bianco e nero e una a colori, soluzione già adottata da altri produttori. Adesso lo rimetto giù con LED flash. Diciamo che è uno dei suoi punti di forza la doppia fotocamera, infatti sono due fotocamere da 13 megapixel. Ce n'è anche una frontale da 16 megapixel. Vi do qualche altra caratteristica. Il display è un 5,5 pollici AMOLED Full HD, 64 GB è la memoria di storage, 4 GB invece la memoria RAM, la batteria è da 3200 mAh, tra l'altro ha la ricarica rapida, che è in grado quindi di ricaricare il 60% dello smartphone in pochissimi minuti. Vi do qualche altra caratteristica del processore. Qui abbiamo un Qualcomm Octa-Core Snapdragon 626. Per quanto riguarda invece il design, anche in questo caso lo devo muovere un attimo perché è difficile farvelo vedere, però il telefono è con finiture in metallo molto belle, tra l'altro, e una scocca leggermente gommata sul retro per aumentare il grip. Direi che la sensazione al tatto è davvero piacevole. Cristian, scusami, approfondiamo un istante il discorso fotocamera, perché i sensori sono due sensori da 13 megapixel con due funzioni diverse. Uno è completamente monocromatico, nativo, l'altro invece è un sensore a colori, quindi RGB. Il risultato è quello di poter eseguire delle foto nativamente in bianco e nero, oppure di mixare il funzionamento di due sensori per modificare la profondità di campo e tutti questi effetti che migliorano la qualità della foto, lo sfocato e tutti quei dettagli tipici di una fotografia un pochino più evoluta. La troviamo integrata anche in questo smartphone di Wico, che va a collocarsi un po' a un livello più alto. Però diciamo che per caratteristiche tecniche e per qualità di design e materiali, i 299 euro, giusto? 399 euro sono comunque adeguati, io direi. Poi naturalmente bisognerà provarlo. Io direi che per il WIM è tutto e andiamo a vedere poi gli altri telefoni. Ciao.